È stato molto bello, tecnicamente perfetto, però le stesse cose che succedono tutti i giorni con questi ragazzi, con queste risse, tutta questa malvagità. Viene ferita una persona che tuttora si vedono ancora queste cose nel 2021, sarà nel 2022. È stato bello, mi ha colpito. Avvincente. Avvincente sicuramente come film, carino per i vari effetti speciali, lascia da pensare comunque il ritorno dei tre supereroi con il maturo, chi sta cercando ancora di trovare la propria maturità e il giovane che è completamente immaturo. Niente, è stato un bel film, mi aspettavo qualcosa di diverso rispetto a quello visto. Non mi aspettavo la morte di May, la zia di Peter, comunque è stata una cosa molto impattante per quanto riguarda il film, perché comunque era un punto di riferimento per Peter, e perdere un punto di riferimento comunque porta poi a una consapevolezza diversa. Infatti proprio si vede un cambiamento radicale durante il film, da quando muore la zia. E proprio questo cambiamento si evince dal fatto che comunque ha preso quella decisione di voler cancellare completamente la memoria di tutti, perché ha voluto cancellare l'esistenza di se stesso dalla memoria di tutti, anche dei suoi cari, quando comunque nella prima parte del film a Doctor Strange ha fatto talmente una lavata di testa per togliere quello, quello e quell'altro, che alla fine il Doctor Strange ha sbagliato l'incantesimo. E comunque la maturità si evince proprio dal fatto che lui ha voluto porre rimedio pagando a caro prezzo i suoi sbagli. Io mi sono divertito, bello. Però la meglio è vacante. Cioè, come attrice. Aspetta che mi metto la mascherina. Ce lo dice una casima sociale, fa schifo. A posto. Musica eccezionale. C'è musica eccezionale. La musica era bella, dai, quello che hanno cantato è bello. Vabbè, bello. Poi lo guardo io e te lo faccio in recensione. E perché? Perché? Allora, l'attrice è stata bravina. L'attrice è l'unica cosa. Bella. Ma bella veramente, anche per gli abiti. A parte il culo. Se c'è da dire. La Tataranni è stata la migliore. La Tataranni. L'interpretazione della Tataranni. Un appunto. Ha fatto schifo il film. Non ci sono da fare niente appunto. Se c'è da fare un appunto, troppo potere a Gingo. Cioè, voglio dire, no, nei fumetti il potere ce l'ha Diabolik. Ma Diabolik era assassino? Eh sì. No. Sì. Io ho sempre letto i fumetti. No, lui ammazza se lui necessario. Ammazza, cioè, voglio dire, lui di fronte a se la cosa non gli riesce. Comunque il film ha fatto schifo.